anche su Instagram, quindi buongiorno anche voi di Instagram. Allora, intanto che proviamo se tutto funzioni, voi datemi come sempre qualche feedback, se tutto funziona e se si vede. Vedo già i primi commenti qua su Instagram, bene. Ok. Allora, vediamo se ci siamo su Facebook. Ok, mi vedo, perfetto, vedo anche un po' di collegamenti. Bene, buon pomeriggio a tutti. Oggi, come ho anticipato, abbiamo di nuovo un ospite che è già stato qui con noi e che ho il piacere di avere di nuovo qua proprio perché abbiamo lasciato in sospeso qualche argomento e quindi oggi riprendiamo un po' quello che non siamo riusciti a finire l'altra volta. Quindi vi avevo anticipato che oggi abbiamo di nuovo qui con noi la dottoressa Sonia Rovesti e adesso invito anche lei, intanto su Facebook. Vediamo se ci siamo, Sonia. Buon pomeriggio, ciao Sonia. Ciao, ciao Petra, buongiorno. Bentornata. E adesso aspetta che ti inserisco anche, vediamo se riesco. Prova a vedere se riesci a inserirmi anche su Instagram. Sì, così ci vedono anche su Instagram, oggi super tecnologiche. Anche se in realtà io sto avendo problemi con Instagram, non capisco perché. Allora, io ti ho inviato. Allora, tu mi hai inviato, portate pazienza. Proviamo, stiamo in diretta, ma in realtà io vedo, non ti vedo. Vabbè, se si riuscirà a fare bene, se non si riuscirà. Qui dice, mi viene fuori un messaggio, stiamo riscontrando problemi col caricamento del video in diretta. E niente, quindi io... Allora niente, ci trasferiamo solo su Facebook e basta, proveremo un'altra volta. No, vabbè, ma tu registrala comunque. Se tu mi vedi su Instagram... No, non ti vedo. Ah, no, ecco, tu non mi vedi, perfetto. No. Ok, perfetto. Secondo me... Ma tu vedi qualcuno su Instagram? Sì, vedo anche te che mi hai scritto ciao. Ah, e allora prova a invitarmi. Ti ho già inviato un paio di volte, ma non va. Ok, no, non capisco come mai. Se no, faremo un'altra volta solo per quelli di Instagram. Intanto saluto tutti quelli di Facebook che vi state collegando. Buon pomeriggio. Quindi oggi si parla di collagene. Sì. Bene, allora niente. Mi spiace di questa cosa. Instagram sarà per un'altra volta, ci prepariamo un po' meglio. E seguiteci su Facebook, siamo... Ok, allora, vediamo che cos'è il collagene. Sì, allora, l'altra volta ci è spiegato molto bene riguardo all'acido ialuronico e oggi invece dedichiamo la puntata appunto al collagene, che è un altro termine che si sente molto particolare e che è molto importante proprio per la nostra elasticità, comunque per la qualità della nostra pelle. Quindi ti lascio la parola e dici tutto riguardo al collagene. Grazie, grazie Petra. Allora, sì, il collagene è una molecola che va molto di moda in questo periodo insieme all'acido ialuronico e devo dire che è quello che dà la struttura della nostra pelle. Quindi l'acido ialuronico dà l'idratazione alla nostra pelle, mentre il collagene è quello che dà la struttura alla pelle e l'elastina è quello che dà l'elasticità alla pelle, quindi proprio il movimento elastico. Quindi sono tre molecole importantissime che vengono sintetizzate dalle nostre cellule che stanno nel derma. Queste cellule io ho portato qua, ma solo giusto per farvelo vedere. Certo. Un'immagine, vediamo se riesco a farvela vedere abbastanza bene, un'immagine di quello che è una cellula. Quindi una cellula è un laboratorio molto articolato in cui viene deciso che cosa si deve sintetizzare, che cosa serve alla
pelle. Quindi, in un certo senso, noi dovremmo essere così brave da poter mandare un messaggio al laboratorio di sintetizzare quello che vogliamo noi, in un certo senso. Quindi, la pelle e le nostre cellule sono già sufficientemente intelligenti da poter scegliere quello che devono fare a seconda di quello che serve, di quello che loro pensano che serva all'interno della pelle. Mm-hmm. Però noi possiamo in un certo senso dare anche delle indicazioni al laboratorio di costruire più di una cosa piuttosto che più dell'altra, quindi più acido ialuronico, per esempio, oppure più collagene, oppure più elastina. Mm-hmm. Quindi questa è un'introduzione che io faccio proprio per, diciamo, spiegare a che cosa serve il collagene e quando viene prodotto il collagene. Quindi, allora, il collagene è una proteina, quindi immaginiamoci una molecola grande e complessa. All'interno della cellula una proteina è fatta come una collana. Una collana composta da tante piccole perle che sono gli aminoacidi. Gli aminoacidi si legano tutti gli uni con gli altri e formano una fila lunga, lunga, lunga. Quando la fila lunga, lunga, lunga è costituita, la cellula la manda fuori in quello che è la matrice extracellulare. Quindi immaginiamo una specie di gel all'interno del quale galleggiano le nostre cellule. Le nostre cellule della pelle, ovviamente. Io sto sempre ovviamente parlando della pelle, che deve essere bella, morbida, turgida, strutturata, ma anche elastica, quindi deve avere tante belle caratteristiche che ci servono per isolarci dall'esterno, ma per farci sempre essere belle comunque. Quindi, nel momento in cui il laboratorio ha costruito la nostra collana, la butta fuori. E ciascuna cellula fa la sua collana e la butta fuori. Quando più collane si incontrano, si intrecciano le une con le altre e formano delle strutture più complesse. Mm-hmm. Queste strutture complesse sono le fibre di collagene. Più collane ci sono girate insieme, E più il collagene diventa duro. Il collagene è uno dei componenti del nostro corpo che noi abbiamo in quantità più elevata. Quindi, se diventa più duro è un bene o un male? Cioè, dipende. Allora, il collagene costituisce tante cose del nostro corpo, quindi c'è nelle cartilagini delle ossa, per esempio, quindi serve per non far sfregare un osso con l'altro, quindi tra un osso e un altro c'è una cartilagine in mezzo e quindi qua dentro il collagene è molto duro. Il collagene compare anche all'interno degli occhi e lì deve essere un po' più morbido e un po' più idratato. All'interno della pelle è bene che il collagene non sia tanto duro, perché altrimenti la nostra pelle si irrigidisce e con il passare degli anni più è rigida e più casca, in un certo senso. Verso il basso, Sì, più è diciamo soggetta alla forza di gravità, per cui rigida scende, mentre deve cercare di rimanere elastico. Quello che non ho detto è che all'interno della struttura legata, in mezzo c'è dell'acqua, quindi è importante che questa acqua rimanga all'interno della struttura e quindi mantenga il collagene sì forte, ma anche morbido. Più acqua c'è e più il collagene è soffice, in un certo senso. Quindi questa è l'introduzione su quello che è la molecola del collagene. Ora, quello che mi piacerebbe spiegare è che cosa succede con gli anni a questo collagene, perché noi nasciamo con una buona struttura di pelle, quindi proprio con una...
con delle buone fibre tutte avvoltolate tra loro e tutte idratate, ma con il passare degli anni purtroppo arrivano dei nemici che con... Allora, se immaginiamo che la fibra di collagene sia la struttura di un'impalcatura, arrivano i nemici con una mazzetta, prendono la mazzetta e vanno a distruggere quello che è la nostra impalcatura di collagene. Questi nemici sono gli enzimi che appunto si chiamano collagenasi e che purtroppo vanno a tagliuzzare queste molecole che le nostre cellule hanno creato con tanta cura. Mm-hmm. E quindi vengono tutte spezzettate, quindi la struttura crolla. Questo da che età? Cioè inizia comunque? Questo inizia purtroppo, il nostro corpo inizia a regredire, a far fatica, diciamo, dai 20 anni in avanti. Quindi fino che si hanno 20 anni è tutto in crescita, a 20 anni c'è un plateau, dopodiché piano piano inizia la decrescita, ovviamente lenta, però tutte le nostre strutture non stanno più così insieme bene e mano a mano scende tutto, per cui quello che dobbiamo fare è cercare di mantenere un pochino queste strutture. No. Vediamo se c'è qualche domanda e che poi continuo un pochino con... No, qua ci sono solo saluti, buonasera, finalmente insieme le mie guru. E qua dicono che finalmente non vedevano l'ora di essere in diretta, a vedere questa diretta, quindi al momento sono tutte che ascoltano. Poi se c'è qualche domanda scrivetela pure, poi io te la riporto così. Perfetto, perfetto. Allora, quello che noi dobbiamo imparare è che il collagene è quello che dà struttura e quindi rigidità alla pelle. Per cui noi possiamo far sì che le nostre cellule sintetizzino del nuovo collagene e noi dobbiamo mandargli un messaggio per fare questo. Mm-hmm. E possiamo farlo in più modi. Allora, possiamo esfoliare la nostra pelle, quindi andare a togliere le cellule morte che ci sono sulla superficie, e questo manda un messaggio generico alle cellule che stanno sotto di cominciare a produrre tutto, quindi sia l'elastina che l'acido ialuronico che il collagene, perché serve tutto, perché mancano cellule, quindi in un certo senso è un messaggio di revitalizzazione, quindi di sveglia, su, dai, dovete lavorare, perché con l'andare degli anni purtroppo le cellule un pochino si addormentano e quindi più passano gli anni e più diventano pigre. Quindi bisogna svegliarle. Quindi con uno scrub e con un peeling si va proprio a staccare lo strato superficiale di cellule morte. Mm-hmm. E questo manda un messaggio subito, immediato, alle cellule sotto di creare nuove sostanze. Mm-hmm. Altra cosa che possiamo fare è mandare un messaggio che manca collagene. Come si fa a mandare un messaggio che manca collagene? Bisogna scegliere delle creme e ho portato qua, bisognerebbe saper leggere, ma adesso ve lo spiego comunque. All'interno, vediamo se li vedete, all'interno degli ingredienti. Cosa si vede? Solo se ci sono troppi ingredienti, adesso non ci mettiamo a leggere. Sono troppi ingredienti, quindi diventa complicato, ma quello che io volevo dire è che tra gli ingredienti che ci sono, voi dovete cercare... Questo nelle creme da viso, cos'è quello? Questa qui è la crema anti-age effetto totale, vediamo se si vede, crema anti-age effetto totale. Quello che ho scritto è effetto totale proprio perché c'è una molecola che va a combattere ciascun fattore di invecchiamento. In questa crema e in quelle che voi comunque cercherete
in farmacia o in profumeria o dove volete voi, deve esserci scritto tra gli ingredienti palmitoil tripeptide 5. Questa è un peptide, è come se fosse un pezzetto di quella proteina che era stata fatta, e questo pezzetto va a dare il messaggio alla cellula che deve produrre collagene, quindi è semplicemente come se fosse un messaggero, come se fosse il postino che penetra all'interno della crema, e quindi quando ce l'applichiamo contiene già quel messaggio che va appunto a dire... Ti arriva il messaggio, devi produrre più collagene, ma ti arriva proprio quello specifico. Mm-hmm. All'interno di questa crema ho messo anche un peptide che va a dare il messaggio per l'elastina, perché è importante sia il collagene che l'elastina. È importante che la struttura ci sia, ma anche che sia elastica, quindi non rigida. Quindi deve, all'interno di una crema, di una buona crema anti-age, quindi che va a ristrutturare la pelle, deve esserci proprio il messaggero, e questo messaggero è il peptide, quindi voi cercate peptidi tra... Puoi dire di nuovo il nome o se cercano peptide? Allora, ce ne sono due, allora, palmitoil tripeptide 5 oppure palmitoil esapeptide 12. Questi sono, uno è un tripeptide, l'altro è un esapeptide, e sono due pezzettini di molecola molto specifici che vanno a dare il messaggio proprio di sintetizzare uno l'elastina e l'altro il collagene. Adesso quale dei due sia specifico per l'elastina e quale per il collagene devo confessare che non me lo ricordo. Però è importante mandare l'input, che quello che è importante è che all'interno di una buona crema anti-age devono esserci dei peptidi che vanno proprio a dare questo messaggio. Altra cosa che si... Altri modi per stimolare la produzione di collagene sono: applicare direttamente delle faldine di collagene sul viso, e delle faldine di collagene esistono, io per esempio ce le ho, ma se ne trovano anche in commercio. Per esempio queste sono collagene puro al 99%, quindi sono proprio dei patch che io ho fatto sotto agli occhi, proprio per creare un pochino di spessore, un pochino di struttura nella zona che di solito è proprio quella più sottile, dove c'è la pelle più secca, rugosa, più secca, dove si formano più facilmente le espressioni. Quindi questa è proprio una zona molto sensibile, quindi è una zona che andrebbe trattata con le faldine di collagene, in modo da cercare di far penetrare pezzetti di questa collana lunga, perché all'interno di queste faldine ci sono pezzetti di collana, e questi pezzetti vanno ad aiutare le cellule a mettere insieme e a costruire poi loro la struttura tutta giusta, come deve essere. È come, non mi ricordo se lo dicevo la volta scorsa, è come se noi dessimo alla nostra pelle il prefabbricato. Ah, ok. E il prefabbricato è proprio il pezzetto con il pezzetto che viene messo insieme poi dalle cellule, che quindi riesce poi a costruire la sua struttura. Dicono che spieghi molto bene, in modo molto semplice e chiaro. Io cerco sempre, deve essere chiaro anche per i bambini. Certo. Sonia, ma quante volte, ad esempio, ok, la crema la mettiamo, e quindi ogni volta che la mettiamo mandiamo l'input, invece per lo scrub, il peeling, quante volte
Lo scrub, allora, io consiglio di fare a seconda dell'età. Diciamo che una ragazza giovane può fare uno scrub una volta ogni 15 giorni, è più che sufficiente. Diciamo dopo i 40 anni, 40-45 anni, così consiglio uno scrub una volta alla settimana, mm-hmm. una volta alla settimana ogni 10 giorni. Poi dipende anche in realtà dal tipo di pelle, perché se la pelle è molto sottile, allora uno scrub è già molto aggressivo in un certo senso, quindi magari se la pelle è appunto sottile si deve mantenere sempre una volta ogni 15 giorni, dipende un po' dal tipo di pelle, però rimane come generale: se la pelle, più la pelle è invecchiata e più ha bisogno di essere stimolata e risvegliata, per cui uno scrub massimo una volta alla settimana. Uh-huh. Io a volte a volte consiglio di fare lo scrub due volte alla settimana quando si vuole fare un'azione urto per un mese, però quello è il trattamento per le macchie, quindi per le macchie cutanee, poi magari faremo una diretta per le macchie cutanee, ma comunque lì va fatta proprio un'azione urto, cioè deve essere un'esfoliazione molto veloce perché devono risalire i pigmenti di melanina, quindi è tutta un'altra cosa. Quindi massimo io consiglio una volta alla settimana, perché bisogna anche lasciare il tempo alle cellule di fare il lavoro e quindi di creare tutto quello che anche per chi ha pelli sensibili va bene una volta a settimana, magari chi ha rosso no, ecco, chi ha pelli sensibili sempre una volta ogni 15 giorni. Okay. E magari chi ha la pelle sensibile non utilizzare, allora quello che ho io e che faccio io è una maschera scrub, ve la faccio vedere, non lo so se si vede, quindi maschera scrub che ha dentro sia microsfere esfolianti sia alfa idrossiacidi. Se però la pelle è sensibile, forse le microsfere possono essere un pochino troppo aggressive, allora magari si può cercare un peeling più delicato, quindi soltanto con alfa idrossiacidi, e lo si lascia in posa magari non tanti minuti, quindi va sempre a sensibilità. Io dico sempre che bisogna saper ascoltare la nostra pelle, quindi ci si mette davanti allo specchio e le si chiede che cosa ha bisogno, come ti senti oggi, perché magari ci sono dei giorni in cui non si sente di fare uno scrub o un'esfoliazione, anche se magari sarebbe il giorno per farla, però magari quel giorno siamo stati all'aperto, abbiamo fatto una passeggiata, una gita in bicicletta o così, la pelle è arrossata, è meglio non aggredirla ancora, quindi bisogna sempre ascoltarla. Mm-hmm. Ecco. Ok, grazie. Vediamo, giusto, prendiamo qualche domanda prima che diventano troppe. Sì. Colpo. Allora, cosa dobbiamo fare per poter mantenere il più possibile intatto il collagene? Abbiamo visto. C'è un'altra cosa che non ho detto, ma per mantenere il collagene intatto, allora si possono appunto usare le creme, si può fare lo scrub, si può mettere il collagene proprio fisicamente nelle zone più sottili, però si possono anche prendere degli integratori. No, qua infatti c'erano poi altre domande, qua ci arriviamo. Dicevano, abbiamo visto come produrne, per diciamo come stimolare la produzione di collagene, che ci hai detto appunto con la crema e con lo scrub, ma invece per cercare che non si rovini quel poco che produciamo, cosa bisogna fare? Penso. E lì in realtà non si può fare niente, nel senso che si può cercare di stimolarne di nuovo. Mm-hmm. Esistono dei trattamenti anche per andare a crearne di nuovo e per andare a far sì che quello rotto si sistemi, che sono quelli di radiofrequenza. Mm-hmm. La radiofrequenza è un trattamento un po'
invasivo che a me non piace tanto, perché va a scaldare la pelle e va a far sì che i pezzetti di collagene che sono stati spezzettati si mettano insieme e si ristrutturino in un certo senso. È come se fosse una riparazione del collagene. Però nel ripararlo, venendo riscaldata la pelle, è come se, immaginate di mettere una bistecca su una piastra. Questa si cuoce e fa sì che l'acqua fuoriesca completamente, e più si cuoce e più la bistecca diventa dura. Quindi quello che succede al collagene quando si fa il trattamento di radiofrequenza è proprio quello di diventare più duro. Si mette insieme e si ripara, ma diventa più duro e quindi non è più così elastica la pelle, ma si irrigidisce e piano piano negli anni, questo non succede ovviamente subito, ma negli anni poi diventa peggio. Quindi se si vogliono fare trattamenti di radiofrequenza, magari uno ogni 6 mesi, se proprio, però insomma non è una cosa che a me piace tantissimo. E per preservarlo, purtroppo le collagenasi sono degli enzimi che intervengono mano a mano con l'età, e quindi questo non ci si può fare niente. Si può stimolare a appunto produrne di nuovo, ma evitare che non si rompano, diciamo, no, bisogna stimolare. Non è possibile. Qua chiedono: il collagene si ricava dagli animali? Non esiste un collagene o integratori di origine vegetale? Chiedono. Un integratore di origine vegetale di collagene, sinceramente, allora, esiste il collagene che viene dai pesci, però comunque sempre di origine animale. Io forse ho sentito parlare di un collagene marino che può essere estratto da certi tipi di alghe. Però noi dobbiamo sempre far conto che siamo più simili agli animali che ai vegetali come struttura nostra, quindi le strutture degli animali sono più simili alle nostre piuttosto che quelle dei vegetali. Quindi se noi dobbiamo estrarre dei pezzetti che ci devono servire, questi pezzetti è più facile che vengano da un animale piuttosto che da un vegetale. Però credo che ne esistono probabilmente degli integratori. Io non ne conosco, sinceramente non ne conosco, ma ne ho sentito dire, per cui sì, credo estratti dalle alghe. Ok, grazie. Poi chiedono appunto per quanto riguarda gli integratori di collagene, che volevi anche tu iniziare il discorso sugli integratori, o pastiglie o vari tipi di integratori. Cosa puoi dirci di questo? È utile? Serve? Sì, allora, l'integrazione di collagene serve allora, visto che il collagene comunque fa parte di certe zone degli animali che non tutti mangiano, cioè se uno è abituato, quando mangia il pollo, per dire, a mangiare la cartilagine che c'è sopra alla coscia di pollo, per intendersi, quella è un'ottima fonte di collagene. E se uno è abituato a mangiare la pelle del pollo, quindi quella è un'ottima fonte di collagene, però il collagene sta in zone di animali che non tutti mangiano, sinceramente, quindi è buona cosa integrarlo con, diciamo, dopo i 50 anni, 45-50 anni, comunque l'integrazione del collagene dà al nostro corpo quello che sono i pezzetti, quindi non è che dà la struttura già fatta, però aiuta le nostre cellule dando i pezzetti di collana, in modo che le cellule siano, diciamo, agevolate nel lavoro che devono fare di costruzione della collana, perché un conto è mettere insieme
perla per perla, un conto è avere già il pezzetto lungo di 10 perle messe tutte già vicine, per cui diventa più semplice per le cellule. Per cui sì, agli integratori di collagene, in farmacia e in erboristeria credo anche ce ne sono di svariati generi. Quello che bisogna fare caso che ci sia all'interno sono... Infatti, volevo proprio chiederti cosa bisogna guardare all'interno per scegliere un buon collagene. Sì, all'interno, nelle analisi che di solito vengono scritte, devono esserci sicuramente 5 aminoacidi. E questi magari ve li scrivete. O magari glieli scrivi tu, Petra, se hai modo di segnalarlo adesso come commento. Ok, dimmi. Allora, questi aminoacidi sono lisina. Allora, si scrive normalmente senza Y strane. Lisina, ok. Ok, glicina. Mm-hmm. Valina. Ok. Alanina. Sì. E prolina. Ok. Ok. Lisina, glicina, valina, alanina e prolina. Sì, perfetto. Devono esserci questi 5. Se questi 5 ci sono, già è molto utile, perché questi 5 sono i più espressi, adesso non so come dire, cioè quelli che ci sono maggiormente all'interno della struttura proprio del appunto collagene, per cui devono esserci questi 5. Okay. E nelle analisi di solito scrivono il tenore di ciascun aminoacido, per cui controllare, ecco, questa cosa qua. Poi scusami. No, niente, dimmi. Chiedono come capire se ci manca collagene. Come capire se ci manca collagene? Allora, il collagene è quello che dà lo spessore della nostra pelle, quindi è proprio quello che dà l'impalcatura e la struttura, quindi più la pelle è sottile, con l'andare degli anni tutte le signore lamentano di avere la pelle sempre più sottile, e questo è proprio perché le strutture di collagene collassano e quindi si assottiglia, il derma si assottiglia e quindi lì ci rendiamo conto che va integrato il collagene. Quindi se la nostra pelle è sufficientemente spessa come quella di una ragazza di 20 anni, allora non abbiamo bisogno. Però mano a mano, se vediamo che la nostra pelle è sottile, basta che la si tocchi così. Se la sentiamo particolarmente sottile, che l'applica, cioè che il dito indice e il pollice vanno veramente vicino quando la si pizzica, allora sarebbe meglio integrarlo. Mm-hmm. Beh, poi chiedono dove si compra, questo o da Sonia oppure da... No, io il collagene integratore non lo vendo, no. Quindi si compra in farmacia sostanzialmente, o anche online, ci sono tante farmacie online e ce lo si può far spedire a casa. Io so della biologa che lavora con me, che lei utilizza quello che si chiama collagene gold e lo trovano in farmacia, lei lo compra lì in farmacia ed è solubile, nel senso che è già sciolto, sono dei flaconcini che si bevono. Mentre c'era una signora che in una diretta di qualche settimana fa mi ha scritto che lei prende un collagene in polvere, di cui però non ricordo il nome adesso, e questo collagene lei lo scioglie dentro nell'acqua o nei succhi di frutta e lo beve, quindi è una cosa che scioglie al momento. Io adesso che differenza ci sia tra l'uno e l'altro sinceramente non ho visto, però sì, lei era molto contenta di questo collagene. Bene, poi chiedono che maschera usare per esfoliare. Che maschera usare per esfoliare? Allora, si può fare anche a casa qualche scrub fai da te? Si possono, allora, se si fanno a casa degli scrub fai da te,
Quello che consiglio io è di farli o con lo zucchero o con il sale, però devono essere molto fini, perché altrimenti possono andare a ferire la nostra pelle, per cui devono essere molto fini, e zucchero o sale vanno mescolati con un goccino di olio, perché lo zucchero e il sale non sono solubili nell'olio, e quindi questo puoi massaggiarli sulla pelle. Dopo che li hai massaggiati sulla pelle, ti sciacqui, lo zucchero o il sale si sciolgono nell'acqua e l'olio rimane sulla pelle e dà quella bellissima sensazione di pelle morbida ed elastica, quindi è una buona cosa che si può fare. Mm-hmm. In casa si possono fare solo scrub fisici, quindi scrub meccanici, mentre se si vuole fare un peeling con gli alfa idrossiacidi, allora si deve acquistare. Mm-hmm. Poi chiedono, c'è un periodo dell'anno particolare per applicare il collagene puro? No, va bene sempre. Il collagene va bene sempre. Fra l'altro, le faldine che vi ho fatto vedere prima, queste qua, mm-hmm. che in realtà non si vedono, queste qua, ma che non si vedono proprio. Si vede la scritta dietro. Sì, infatti. Le mette lune da mettere... Vi faccio vedere come sono così, mm-hmm. sono proprio faldine che quando si bagnano diventano proprio una seconda pelle. Queste faldine qua vengono utilizzate per gli ustionati anche, quindi quando manca la struttura della pelle sopra, quelle sono molto utili. Vabbè, con questo non è che mi auguro che voi siate ustionate, però quando ci sono delle irritazioni della pelle, quelle sono molto utili e si possono utilizzare sempre in qualsiasi periodo dell'anno, perché comunque è un buon ristrutturante mm-hmm. della pelle. Ok. Qua serve il collagene da bere, l'abbiamo già detto che esistono diversi o appunto già o in polvere da mescolare con l'acqua, oppure hai detto che è già sciolto? Il collagene come integratore? Gli integratori ci sono sia in polvere che già sciolti, quindi mm-hmm. potete scegliere quello che vi sta più comodo. Mm-hmm. L'importante è che controllate che ci siano gli aminoacidi che vi ha scritto prima. Poi, allora, questi prodotti si possono comprare? Se quelli intendete quelli che vi ha mostrato Sonia, certo, sono i suoi, quindi... poi come sempre alla fine della diretta vi metto il link, quindi potete andare a vedere anche quelli che produce Sonia. Ecco, una cosa che volevo aggiungere e che io consiglio sempre anche quando le mie signore, le chiamo io, compilano il questionario e quindi poi mi scrivono i consigli, cioè mi chiedono i consigli per la loro pelle, quello che io dico sempre come consiglio è di mangiare tanta frutta secca, soprattutto noci, mandorle e semi di sesamo, mm-hmm. perché in questa frutta secca c'è moltissima lisina e questo è quell'aminoacido essenziale che il nostro corpo non è in grado di sintetizzare e che ha bisogno però per fare la struttura della pelle. Quindi quando la pelle si è dopo i 40-45 anni c'è tanto bisogno di frutta secca, mm-hmm. E quindi consiglio di mangiarla. Di non mangiare a quintali e tutto il sacchetto intero, perché comunque sono anche dei grassi, però sicuramente... Due noci al giorno adesso, non è che c'è bisogno di strafare, in media stat virtus si dice sempre, quindi non esagerare mai. Certo. Qua chiedono, l'acqua influenza il collagene? Non ho capito però in che senso l'acqua influenza il collagene. No, bisogna bere, io consiglio di bere questo sempre, sì. L'acqua influenza il collagene, non lo so, che domanda sia, non lo so. All'interno della struttura di collagene tutta avvitata, come vi ho fatto vedere più o meno prima, ci sono molecole di acqua.
e quindi meno bevi e più è facile che il tuo collagene si disidrati e si irrigidisca. Quindi è sempre buona norma bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Qua chiedono i roller, se lo consigli, non so se è derma Il roller. permaroller, immagino di sì, è un'altra cosa che va molto di moda, che a me piace molto, fra l'altro. Quindi il dermaroller lo consiglio, sì, è un bellissimo stimolatore del funzionamento cellulare, quindi è proprio qualcosa che va a punzecchiare in un certo Io invece senso, non mi no? trovo bene, giusto per darti contro. So che va tanto di moda, l'ho provato anch'io, ma io poi l'ho abbandonato, visto che non mi piace. È Mi una cosa che è un po' aggressiva sulla pelle, per cui su certi tipi di pelle magari può dare fastidio. Se la Certo. pelle è tanto sottile o è sensibile, può dare fastidio. Io devo dire che non ho la pelle così sottile, però quando lo uso si arrossa tanto. Per cui consiglio di utilizzare sempre acido ialuronico in abbondanza quando si utilizza il roller, perché comunque è un buono stimolatore. La Certo. pelle il giorno successivo è più attiva, Attiva, è sì. più attiva e la vediamo più compatta, e quindi i pori è come se fossero un po' più stretti, però ecco, sulle pelli sensibili magari quando lo si usa non schiacciare così tanto, ecco. Poi chiedono cosa pensi della biorivitalizzazione con punturine fatte sul viso da un medico estetico. Che può essere una cosa buona. Io non le ho mai fatte personalmente, però so che iniettano vitamine, se non mi sbaglio, e acido ialuronico, quindi sono comunque componenti utili per la nostra pelle. Ecco, io sono contro a quello che è in un certo senso inutile per la pelle, quindi sono contro il botulino, per esempio, che va a cancellare le rughe, però non è un componente della nostra pelle. Mentre l'acido ialuronico lo è e le vitamine lo sono, per cui comunque aggiungerle in più non è una cosa cattiva, anzi, può Poi andare bene. chiedono luce pulsata se va bene per il viso. No, cioè sì e no, nel senso non è una cosa che mi piace tanto perché come la radiofrequenza è un qualche cosa che va a scaldare e quindi non è mai cosa buona mettere una bistecca sulla piastra. Certo. Poi chiedono per quanto tempo bisogna prendere gli integratori di collagene? C'è sempre e deve diventare una cosa Ma decisiva. si possono fare dei cicli, si possono fare dei cicli così che ci si rende conto anche del miglioramento, però dei cicli nel senso che si deve, è come con un cosmetico, quando lo cominci non è che il risultato si vede subito, per cui devi proprio usarlo, io consiglio di usarlo almeno per 4 mesi e in questi 4 mesi si vede poi che cosa succede, se la pelle diventa più spessa, se insomma. Qual è il risultato? Però almeno il ciclo deve essere di 4-6 mesi, poi si può interrompere per altri 6 mesi e poi ne si fa uno successivamente. Oh, qua c'è una domanda tecnica, visto che abbiamo elencato gli aminoacidi, qua chiedono prolina o idrossipdolina? Prolina, prolina, Prolina. sì. E che differenza c'è? Chiedono anche che differenza c'è. Che l'idrossiprolina è una sorta di modificazione dell'aminoacido che quindi diventa più solubile, però quello che fa parte del collagene è la prolina. E poi chiedono i 5 aminoacidi che mi hai elencato prima, che ho scritto, devono esserci tutti e 5 quando vanno a cercare gli ingredienti di un qualsiasi. Sarebbe meglio di sì. Sarebbe meglio di sì, se non ci sono tutti e 5, pace amen, però sarebbe meglio di sì, ma di solito ci sono comunque. Perché comunque gli integratori, e poi questo magari non è una cosa, vengono dalle, dai, dal, da, per
per esempio, dalle ossa degli animali vengono sbriciolate le ossa, vengono macinate, eccetera. Quindi lì non è che selezionano gli aminoacidi da mettere e quelli da non mettere, semplicemente macinano. Macinano, sterilizzano e così, in modo da renderlo commestibile, però comunque non è che selezionano, per cui non è che ne metto uno e tolgo l'altro, quello che c'è dentro, per cui siccome nelle ossa c'è il collagene e nelle cartilagini c'è il collagene, ci sarà all'interno degli integratori. Certo. Chiedono come si possono assumere i due integratori, cioè di collagene e acido ialuronico, in cicli alternati oppure in contemporanea entrambi? Bella domanda. Non me lo sono mai chiesto, però se ci penso, secondo me può essere a cicli alternati. Perché comunque se si manda un messaggio alle cellule è bene che questo messaggio venga recepito, quindi se io sto chiedendo alle cellule di fare il collagene, loro saranno impegnate a fare collagene. Se io gli chiedo di fare collagene e acido ialuronico, allora magari potrebbero anche confondersi e non fare né l'uno né l'altro. Per cui cose insieme non va bene, meglio calcolarsi. Sono come gli uomini, che più cose insieme non sono capaci di farle. Allora, c'è Mimi che chiede, dice, ho la pelle particolarmente secca nel corpo e nel viso e anche le labbra, ho 54 anni e chiede, è meglio prendere integratori di collagene o acido ialuronico? Se hai la pelle particolarmente secca, allora, ma è secca o è disidratata? Perché purtroppo tanta gente confonde il secco con il disidratato. Adesso, già che hai aperto questa parentesi, ci spieghi come capire. La pelle secca è una pelle che si squama. È una pelle con le squamette che si alzano. Non so se avete in mente quando ci si attacca dentro nelle calze di nylon. Quando c'è il tallone secco è perché è screpolato. Quindi se abbiamo delle ma è difficile che sul viso ci sia la pelle secca. In genere si ha secco i gomiti, i palloni, le ginocchia, quindi sono... Sono certe zone. In genere il viso è disidratato, quindi di solito manca l'acqua. Per cui mancando l'acqua, la domanda non me la ricordo, comunque in genere io suggerisco quando manca l'acqua, bisogna dare l'acqua dall'interno, quindi bisogna bere, e bisogna dare acido ialuronico alla pelle. Quindi è bene utilizzare un gel di acido ialuronico puro da mettere prima del cosmetico. Questo darà acqua a sufficienza per mantenerla bella, compatta e caldida. Chiedono se puoi ripetere il nome del collagene che hai detto prima, mi sembra Gold. Collagene Gold. Ok. Me lo ricordo perché è quello della mia collaboratrice. L'altro purtroppo che sarà validissimo e non me lo ricordo perché non l'ho mai visto. Poi chiedono, volevo sapere riguardo all'acido ialuronico, vabbè, apriamo anche se abbiamo fatto l'altra volta. Quando lo stendo sulla pelle subito si assorbe, è normale o è la mia pelle che ha sete? No, è normale, si assorbe, in genere si assorbe, allora... se è acido ialuronico comunque si assorbe in 10 secondi, se è acido ialuronico a basso peso molecolare si assorbe più velocemente, se invece come quello mio è a 4 pesi molecolari magari si assorbe in 10 o 15 secondi perché comunque i pesi molecolari più lunghi rimangono più all'esterno per fare quel film protettivo e quindi si assorbono meno velocemente, però comunque sì, si assorbe, cioè non è come una crema che si deve massaggiare, è proprio una cosa che si assorbe velocissima. Chiedono, ritornando allo scrub, se si può usare il bicarbonato. Peeling. Sì, il bicarbonato si può utilizzare, non è una cosa che mi piace molto perché il bicarbonato quando viene sciacquato
da un innalzamento del pH della pelle, e quindi io vedo che lo usano tanto, mi viene in mente anche nelle spa, che ti mettono questa bella boccia di bicarbonato e tu entri dentro nel bagno turco e ti massaggi bene con il bicarbonato, esci con la bella pelle liscia. Però oltre alla pelle liscia, esci con la pelle completamente sgrassata, perché il bicarbonato va ad alzare il pH che c'è sulla pelle, e quindi sbilancia il film idrolipidico protettivo, e quindi va proprio a sgrassare, e non è un'azione che mi piace tanto. Quindi piuttosto che il bicarbonato, meglio lo zucchero o i fondi di caffè, per dire, che comunque sono neutri in un certo senso. Poi chiedono se per come stimolanti del collagene possono essere utili vitamina C, estratto di rosa canina, flavonoidi, estratto di pomodoro. Sì. Possono servire come stimolanti del collagene? Le vitamine sono, sì, in un certo senso sì, perché sono degli antiossidanti e quindi vanno a combattere i radicali liberi che potrebbero stimolare le reazioni, l'azione degli enzimi che vanno a distruggere il collagene. Per cui gli antiossidanti sono una buona azione contro la distruzione del collagene. E la vitamina C? La vitamina C. Anche quella. La vitamina C, ma per bocca. No, chiedono perché ci sono in commercio anche le gocce da applicare. Non mi piacciono. Ma non mi piacciono perché la vitamina C è instabile. Mm-hmm. E quindi quando viene mescolata in un qualsiasi cosmetico che sia liquido, in qualche ora da che viene messa dentro si disattiva. Mm-hmm. E quindi sinceramente risultano abbastanza inutili le gocce se sciolte. Se invece sciolte al momento, cioè se la vitamina C è in polvere e io la sciolgo e mi faccio il siero al momento, allora sì, può essere utile. Mm-hmm. Ma la vitamina C comunque è uno schiarente, è un qualche cosa che va a esfoliare la pelle, ma va proprio a esfoliarla, insomma è un po' aggressiva sulla pelle. Mm-hmm. La userei più all'interno, proprio più come integratore alimentare, quindi proprio. Poi chiedono se l'acido ialuronico va messo prima o dopo il derma roller. Prima e dopo. Perché con gli aghetti si aiuta la penetrazione dell'acido ialuronico, che è una cosa buona che va a idratare la pelle, e quindi all'inizio si mette, e poi dopo va a lenire quella sensazione di arrossamento e di fastidio che si ha dopo che si sono passati gli aghetti, sostanzialmente. Quindi, infatti qualcuno chiede anche quando metterlo, anche chi non usa il derma roller, se lo mettere la sera, la mattina, prima della crema, dopo la crema. Io lo consiglio mattina e sera prima della crema. Quindi la mattina perché protegge dalla disidratazione che c'è durante il giorno, e alla sera perché restituisce l'idratazione che si è comunque persa durante il giorno. Mm-hmm. Per cui, allora, sì. Vedo tante domande riguardo all'acido ialuronico. Con Sonia abbiamo già fatto una diretta, sempre qua sulla mia pagina, e potete andare a rivederla perché è ancora pubblicata, ed eravamo sabato scorso, quindi esattamente una settimana fa. Basta che cercate la puntata numero 31 e vi vedete, c'era una puntata proprio dedicata all'acido ialuronico, senza ripetere di nuovo tutto. Allora, vediamo ancora cosa c'è scritto riguardo al collagene. Prendo collagene da 5 mesi e inizio a vedere dei risultati. Ecco. Devo fare una pausa? Chiede. No, se inizi adesso, no, non farla adesso la pausa. E adesso mantienilo per altri 2 o 3 mesi e poi potrai fare una pausa, sì. Mm-hmm.
Poi dicono, che creme usi che hai una pelle così bella? Le mie! Io ho una linea cosmetica che ha questo marchio e che, ok, e che vendo online, quindi ho un mio shop su www.soniarovesti.it. Metto con tutti i dati sopra, così sì, posso andare a vedere, a sbirciare. E quello che io consiglio sempre è di compilare il questionario che io lascio sulla home page del sito, in modo che ti aiuto personalmente a scegliere quali cosmetici sono più adatti alla tua pelle in questo momento e al risultato che vuoi ottenere. Quindi proprio è un consiglio che io do con il cuore, perché non voglio che la gente poi scelga qualche cosa, perché la crema anti-age, per dire, non è adatta a tutti, magari per certi tipi di pelle è meglio l'emulsione tonificante piuttosto che l'emulsione detox. Quindi vorrei, visto che li ho diciamo formulati con il cuore e so esattamente che cosa ho messo in ciascun cosmetico, so consigliarlo per il meglio a seconda appunto delle esigenze della pelle. Ok, ho visto prima, perché spero di non aver lasciato fuori qualche commento, stavo cercando uno perché mi è rimasto impresso di una signora intorno ai 65 anni e chiedeva se c'è qualche soluzione d'urto da fare col collagene o qualche trattamento d'urto. Ma le cose le abbiamo dette tutte, le cose che dovevamo dire le abbiamo dette, nel senso che si fa una cioè non ci sono mai le cose d'urto. La pelle ha bisogno il tempo per reagire e per migliorare, quindi non c'è la crema miracolosa che io la metto e tac, in un attimo sono bella, giovane, elastica, morbida e tutto. No, bisogna avere il tempo, bisogna avere cura e prendersi cura della nostra pelle con amore. E quindi dedicare massaggi, dedicare ginnastica, come dico io sempre, quindi 5 minuti, non so se ogni giorno, io cerco di fare ginnastica ogni giorno, ma Petra mi aveva detto che ogni tanto si deve fare pausa. Comunque consiglio di fare ginnastica 5 minuti, sì, se no 10 minuti dico io. Sì, ecco. Insomma, bisogna amarla e quindi quando la si ama lei migliora, per cui soluzioni di urto non ce ne sono, però amore, dedizione e cosmetici giusti per il miglioramento ci sono e come. Per cui, esatto, bisogna sempre coltivare il giardino, non solo piantare i fiori per la stagione e poi abbandonare lì le erbacce che crescono, bisogna tutto l'anno coltivare il giardino e tenerlo in cura. Qua chiedono se è vero che una tazza di brodo di ossa al giorno fa bene a produrre collagene. Io sapevo che il brodo con le ossa sciolte, che diciamo è un fornitore di collagene, ogni giorno, questa non la so. Adesso ogni giorno, beh, comunque se uno prende gli integratori di collagene, li prende bene ogni giorno, quindi sì, una tazza di brodo di ossa ogni giorno può essere una buona integrazione di collagene al posto del collagene gold, se uno ha voglia di bere e di farlo, soprattutto il brodo di ossa, sì. Ok, qua c'è anche una domanda sul derma roller, quanti aghi e quanto lo spessore e quanto frequentemente passarselo. Allora, io consiglio sempre, come con lo scrub, la stimolazione io direi non più di una volta alla settimana, perché è comunque uno stress per la pelle, per cui non più di una volta alla settimana. Gli aghi, se fatto in casa, non devono essere più lunghi di 0,5 mm, appunto. Okay. Ma credo che neanche vendano da un bambino è permesso per legge, perché ovviamente bisogna andare in centri estetici dove hanno appunto l'attrezzatura professionale. Certo, ma comunque già con lo 0,5 mm si ha un'ottima stimolazione, per cui è più che sufficiente. Se chiedono dove lo si compra online e costa relativamente poco, però prendete quello con gli aghetti d'acciaio,
perché immagino che ne vendano anche con aghi in plastica, che sono più economici o così. Prendetelo con gli aghetti d'acciaio. Allora, ancora qualche domanda e poi a questo punto c'è anche loro dicono di fare una diretta sulle macchie, quindi possiamo fare tra una settimana. Diretta sulle macchie la facciamo volentieri, però questa non è la stagione per il trattamento delle macchie, esatto. Perché andiamo incontro alla bella stagione, quindi è una stagione in cui la pelle va protetta, non va esfoliata, non va schiarita, quindi magari potremmo farla con il mese di settembre, con il mese di ottobre, quando il sole comincia a diventare meno aggressivo e quindi diventa più utile. Magari ne faremo una sui filtri solari, se, se è un argomento che può piacere. Quale ossa prendere per fare il brodo? Non lo so. Allora, tenete conto che come collagene, come struttura di collagene, la mucca è quella più simile al nostro collagene. Quindi, adesso, quali tipo di ossa non lo so, ma che siano ossa di mucca e non ossa di pollo, per dire, perché il pollo è meno simile a, a noi. Continuano, e se assumo colla di pesce? Sì, anche la colla di pesce. Io una volta mi sono fatta una maschera per vedere che differenza c'era tra il mio collagene, tra le mie faldine di collagene e la colla di pesce che vendono. Però la colla di pesce viene estratta dalle lische di pesce, dalla pelle del pesce, ed è diversa da quella della mucca, per cui non era uguale, quello che io avevo messo di qui non era come quello che avevo messo di qua, quindi andrebbe meglio, più che la colla di pesce, andrebbe meglio la gelatina bovina, credo che si venda così, non lo so, perché io sinceramente non sono cose che non prendo e quindi non so. Poi chiedono cosa pensa di tretinoina come stimolazione di collagene? No, tretinoina non è come stimolazione di collagene. No, cosa pensi se... La tretinoina è una devastazione per la pelle, è una cosa per l'acne, cioè non c'entra niente con il collagene. È una cosa che va a... bloccare le ghiandole sebacee ed è una cosa che non è molto aggressiva sulla pelle. La pelle diventa molto secca, ma è, cioè, tutt'altra cosa, non c'entra, è un argomento diverso proprio. È il trattamento dell'acne e devasta la pelle. L'ho usata personalmente perché io ho sofferto tanto di acne ed è una roba brutta. Bene, la prossima volta, quando sarai di nuovo mia ospite, possiamo appunto parlare di prevenzione solare, visto che speriamo di uscire presto dalle nostre case, di andare un po' a assorbirci la vitamina D, anche se appunto bisogna sempre prendersi il sole con cautela, e magari nella prossima diretta possiamo appunto parlare della pelle esposta al sole, come prevenire le macchie, magari. Sì, molto volentieri. Ok, giusto l'ultima domanda, aspetta, che era inerente a... Io uso quotidianamente l'acido ialuronico e chiede, posso integrare col collagene patch o bisogna alternarli? No, si può... Se messi dall'esterno si possono mettere tutte e due, ma i collagene patch comunque non vanno messi ogni giorno, io consiglio di utilizzarli due volte alla settimana massimo, e quindi sì, comunque si possono mettere.
Ok, poi chiedono se rispondi via email dopo aver compilato il questionario o come vengono contattati, ovvero... Rispondo anche via email, ci metterò un po' perché in questo periodo, non so se è per la quarantena che la gente sta in casa, che legge di più le email, non lo so, ma sono sommersa di mail, sono sommersa di questionari, ne ho centinaia e quindi faccio un po' fatica a stare dietro, però scrivetemelo stesso, che piano piano abbiate pazienza, che rispondo volentieri a ognuna e dedico il tempo a ognuna. Ok, l'ultima domanda e poi terminiamo qui. Allora, la mia pelle si beve le vitamine B e la A. Cosa ne pensa la dottoressa, visto che non ama la vitamina C? Allora, la vitamina B è un ottimo stimolante del sistema immunitario. Mm-hmm. Ma la vitamina B da mettere sulla pelle, io non ho mai sentito la vitamina B. No, penso che la mia pelle si beve, non so se in che forma la Mimi, in che forma assumi la vitamina B e la E, magari se ce lo scrivi. Beh, intanto io comunque dico due parole sulla vitamina B, che è ottima come appunto stimolante del sistema immunitario, quindi per tenere alte le nostre difese in questo periodo contro i virus e i batteri è un'ottima cosa. Quando sentiamo che ci sta venendo un po' di influenza e ci sentiamo un po' giù, fare un mini ciclo di vitamina B è un'ottima cosa. Mm-hmm. E poi quale altra, non mi ricordo. La vitamina B e la vitamina E. La vitamina E è molto buona anche per la pelle. In gocce ha detto che se la mette sulla pelle. Sì, sì, la vitamina E in gocce ce l'ho anche io nel mio shop online, vitamina E pura, ha la consistenza del miele, quindi è difficile da utilizzare, tra virgolette, nel senso che la si può mettere, quello che consiglio io è come antiossidante alla sera. Mm-hmm. Per esempio nelle labbra, nel contorno delle labbra per le signore che hanno il codice a barre, quindi qua sopra, si può mettere, sì, è molto buona anche nelle zone più segnate del contorno occhi, dove proprio i solchi sono un pochino più evidenti, ed è un ottimo antiossidante, quindi aiuta la preservazione del collagene e dell'elastina, quindi sì, molto, molto buono, cosa ottima. La vitamina E io la utilizzo anche come filmante da mettere durante il giorno, se si pensa di andare a fare una giornata all'aperto particolarmente impegnativa, quindi se si va a sciare, se si va in barca, se si va in spiaggia, quindi quando ci sarà tanto vento e tanto sole, mm-hmm. è un filmante antiossidante molto, molto utile. Ok, bene. Credo che per oggi possa bastare, altrimenti troppe informazioni anche, così risparmiamo anche qualcosa per la prossima volta. Intanto, Sonia, aspettati tanti questionari, perché qua qualcuno ha già detto che adesso corre subito a compilare, quindi... Va bene, voi abbiate pazienza, faccio quello che posso. Va bene. E chiedono la tua età, ma non so se si può dire. La mia età, io ho 49 anni. Bene, sì. Ok, non si nasconde niente. Non è, diciamo, le donne dicono che alle donne non è bello chiedere l'età, comunque noi le portiamo molto bene, quindi siamo anche orgogliose di dire la nostra età. Sì, allora, sì. Sonia, io ti ringrazio veramente tanto, è stato di nuovo veramente interessantissimo. E per chi lo sta chiedendo, lascerò tutti i contatti sopra il sito o la pagina Facebook di Sonia Rovesti, così potete andare a guardare, a compilare i questionari, a vedere i prodotti che fa Sonia. E con lei ci ha promesso appunto che la avremo ancora prossimamente per una nuova puntata. Quindi Sonia, a breve ci rivediamo di nuovo con un altro argomento. Molto volentieri, saluto tutte allora e ci vediamo prossimamente. Se avete bisogno di consigli personalizzati, scrivetemi tranquillamente un messaggio in chat e compilate il questionario. Bene. Grazie. Grazie Sonia e a presto. Grazie Petra. Ciao. Ciao.
Ok, quindi anche oggi è stata una bella diretta parlando di collagene con la dottoressa Sonia Rovesti e quindi con lei ci ritroviamo fra una settimana, adesso vediamo come siamo con gli impegni per parlare di altri argomenti, visto in prossimità dell'estate, proprio sempre riguardanti, la nostra cura della pelle. Grazie per essere stati così numerosi anche stasera. Domani, che è domenica, c'è la pausa, così almeno ci recuperiamo un po'. Chi non ha ancora visto le puntate precedenti può andare a rivedersele, quindi domani è una giornata di pausa e noi ci vediamo lunedì con una nuova puntata e sarà di nuovo con noi la dottoressa Francesca Romana Nardelli, la odontoiatra, e quindi parleremo di un altro argomento molto interessante riguardante la bocca e quindi vi aspetto lunedì sempre alle 5:30 e sempre qui sulla pagina Viso in Forma con Petra. Grazie, vi mando un abbraccio, vi auguro una buona serata, buona domenica domani di riposo, diciamo, e ci vediamo lunedì alle 5:30. Ciao, buona serata.